Ehi la ciurma, io sono Mazzatessa e benvenuti in questo nuovo episodio di Expeditions Conquistador, in cui continueremo la nostra splendida avventura all'interno di Hispaniola. La nostra prossima missione quale sarà? Allora, direi che il Luna ci chiedeva di parlare con le miniere, quindi direi che, visto che siamo dalla parte delle miniere, ci conviene andare a parlare alle miniere con la gente delle miniere. Dove sono le miniere? Sono laggiù. No, questo è ritual. Allora, io voglio vedere che cos'è questo ritual. Allora, andiamo a vedere cos'è questo ritual, che non mi ricordo più che cos'è questo ritual. Credevo fosse Orocobix, ma non è Orocobix. Allora, area giungla. Tu, Trevino, caccia, visto che non conservi. No, lui cacciava? Sì. Credo di sì. Cosa gli avevamo messo? Gli avevamo messo anche un tuttofare. Buono sapere, se ho caccia. Caccia, caccia. Vedo delle roba da conservare, due. Quindi mi sa che tu ti metti a conservare. Conserva! E direi che lui possiamo provare a dirgli... No, raccogli... No, un Kaiser. Fai dell'erboristeria, visto che... forse l'altro era più bravo di erboristeria. No, sei, l'ho messo solo. Beh. No, è meglio lui allora. E ci accampiamo. Durazione 9 di carne, va benissimo. Oh, un pecari. No, aspetta, vai dal pecari. Ok. E poi andiamo verso il ritual a sto punto, che è di qua. Ma c'ho l'audio troppo alto sto giro. Ok, allora, tutti mangiano carne? Tutti tranne i due, allora. Metti tutti la carne e ne resta di inutilizzata. Allora, tu togliti un attimo, vai a cacciare. Metterei lui che conserva e ne mancherebbero 8. Mi sa che mi conviene mettere lui a conservare. È solo 50% di caccia, però mi sa che... Ma scusa un attimo, Facciamo così, ecco, meglio. Meglio. E... Sì. E... Tutti mangiano carne? Tutti mangiano carne. Ok. Ho 18 razioni e abbiamo ottenuto solo 4 unità di carne. È un po' un peccato, ma adesso andiamo a scoprire che cos'è questo ritual, che non ricordo più assolutamente. Anzi, non so neanche se l'abbiamo scoperto che cos'è quel ritual. No? Cos'è? Salviamo perché ho paura che succedano delle robe strane, quindi salviamo qua. Allora, tanto non possiamo arrivarci, dobbiamo arrivarci domani. Allora, caccia, caccia, adesso non abbiamo più carne, abbiamo messo tutto a conservare, ma... Sviluppo come sta andando? 36 giorni rimanenti. Ok, abbiamo trovato 11 di carne, splendido. Andiamo a vedere che cosa... c'è un pecari là sotto. Ma, no, io volevo... In un piccolo altopiano tra le montagne, dove il muro compatto delle rocce lascia improvvisamente spazio ad uno splendido prato verde, ti imbatti in alcuni segni di presenza umana. L'insediamento non è tanto un villaggio, quanto piuttosto un accampamento. È completamente deserto, nonostante alcune tracce facciano pensare che sia stato usato di recente. I tuoi uomini si sparpagliano per lustro nelle capanne, non ci sono molti oggetti di valore, ma riuscite a raccogliere monili e manufatti dei nativi per un valore di 300 preziosi, nonché razioni di cibo sufficienti per qualche giorno. Carlos Zarraga medita. 50 punti di esperienza, splendido. Credo che possa trattarsi di un luogo di culto dei Caribe, i quali, a differenza dei Taino, si sono opposti con forza alla nostra conquista di Hispaniola. Sono riusciti a sfuggire alle nostre pattuglie per molti anni. Ho sentito dire che il buon Capitano Noriega è riuscito a infliggere loro alcune dure sconfitte prima di sospendere la maggior parte delle proprie attività al di fuori dei confini di Santo Domingo. Quando ritorneranno? È impossibile da stabilire. So che hanno un luogo di culto in mezzo a queste montagne, presso il quale fanno sacrifici umani e si dedicano al cannibalismo. Il rituale deve essere celebrato nelle notti di luna piena, ma lo fanno solo quando vogliono chiedere una benedizione ai propri dei. Potrebbero tornare la prossima notte di luna piena,
o anche tra più di 6 mesi. Quindi potrebbero essere qua nei dintorni, come anche no. Prendiamo quest'altro cinghiozzo, ok. E il rituale l'abbiamo esplorato, dobbiamo andare adesso poi alle miniere. Allora, lui continua a sviluppare come uno sviluppone. Razione, abbiamo tutti da mangiare? No. Allora, dai una unità di carne a tutti. E ce ne avanzano 15. Allora, tu pintado, conserva e ne mancano 6. Mettiamo lui con 5. Sì. Ha trovato solo 4 unità di carne, porca miseria. Vabbè, seguiamo la strada verso la miniera. Qua ci sono delle casse, ma mi sa che non mi interessano particolarmente se non ci faccio poi nulla. Però non costa nulla deviare il prossimo giorno, eh. Non dovremmo allungare troppo. E mettiamo, allora, ok, niente, vabbè. E lo sviluppo quanto ci manca? 34 giorni, ma per questa? Boh, me lo dice qua quanti giorni mancano? No, però se per questa sono necessari 40. Ah no, 48 in totale, vaffanbro, non lo so. Allora, 11 unità di carne abbiamo trovato, che è proprio quello che ci serviva. Benissimo. Tutte queste casse, allora, qua abbiamo tenuto 2 di olio, va bene, che serve per le torce. Abbiamo trovato 5 di corda. Ah, là c'è una cassa di preziosi. 8 di legname, andiamo dai preziosi, allora. I giochi preziosi. Allora, ci siamo allontanati tanto dalla miniera. Un pochettino, però vabbè. Ci stava, secondo me. Allora, ok. Mangia tutti? No. Una di carne per tutti. Ok. Tutti a cacciare. Tra l'altro, che cosa abbiamo qua nell'inventario di oggetti? Allora, legname, metallo, olio e corda. Andiamo di roba comunque. Potremmo creare degli oggetti. Com'è che si creano già gli oggetti? Allora, devo segnargli qualcuno. Ah sì, se gli metto questo costruisce, altrimenti no. Allora, lui stava cacciando, vero Zarraga? O sviluppo. No, lui sviluppava, scusate. Allora, era là. Ok. Visto che abbiamo un po' di. No, metterei lui a fare l'erborista più che altro. Visto che abbiamo consumato un po' di. Nel primo ore del mattino, prima dell'alba, dei suoni di allarme sovrastano, oddio, l'incessante chiacchierio delle creature del posto. Scoprire dove provengono i rumori. Fuori dalla tenda noti che le tue truppe si stanno preparando in fretta e furia per la battaglia. Chi c'è sale? Capitano, è stato avvistato un piccolo gruppo di indigeni nei pressi della collina a destra dell'accampamento. Abbiamo già inviato una squadriglia a neutralizzare il loro attacco. Mi occuperò io di dirigere la battaglia, a differenza di altri. Ti precipiti verso est per recuperare le tue truppe. Li incontri vicino alla collina sul punto di affrontare una manciata di indigeni. Spero che non sia difficile. In men che non si dica, ti poni al comando delle truppe, disponendole per la battaglia. Lungo la tua avanzata verso il nemico, uno dei tuoi seguaci spunta fuori dalla boscaglia gridando a pieni polmoni. Capitan, capitan, era un diversivo! Si sono infiltrati nell'accampamento e stanno saccheggiando i nostri carri! Oddio, i tuoi uomini imprecano. Se non riesci a tornare al campo e mandar via i ladri, perderai molte delle tue risorse, ma potrebbero anche andare via da soli. Se riuscissi ad eliminare rapidamente gli uomini impegnati nel diversivo. In entrambi i casi è un duro lavoro davanti. Allora, abbiamo dell'attrezzatura che avanza? No.
Allora, mandiamo i nostri soliti uomini di forza bruta. Battaglia. Speriamo che ci diano tra l'altro dei punti esperienza più che altro, perché ho bisogno di far salire di livello con la gente. Allora, 8 turni rimanenti abbiamo. Cos'è tutta sta gente? Ma sono tanti. Ah no, sono solo 6. Allora, no, però mettiamo magari. Ah no, ok, non posso. Non ho il posizionamento. Allora, vai così allora. Ok, lui. No, non ci arriva. Io proverei il doppio tiro qua. No. Aia. Ah, già è vero, perché se uso l'abilità hanno il tiro opportunità. Questo l'abbiamo già usato. Bloccato, porca miseria. Aia! No, anche senza. Anche solo l'attacco gli dà il coso di opportunità. Brutta storia. Allora, e lo cura ovviamente. Ho pochissimi turni per tirare giù tutti. Aia! Mancalo di nuovo. No! Se mi muore son fregato. No, chi è questo? Ce n'erano di dietro? No, mi hanno tirato giù un cacciatore. Vaffanbrodo. Sono tantissimi. Aia! No, 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 no. Non ci siamo capiti, eh. Ma vaffanbrodo! Ho già perso due uomini in un nanosecondo. Adesso mi massacrano gli altri, ma porca miseria! Ma dai, sono in otto! Come faccio a resistere a un attacco del genere? Sono troppo forti! Non ce la faremo mai, abbiamo solo più 7 turni per ucciderli tutti! E sono praticamente tutti morti i miei. Adesso mi muore anche questo. E quello se ne va ovviamente a fare il giro del mondo. Abbiamo perso di brutto contro il diversivo, tra l'altro. Ok, gliene inabilitiamo tre, ma ce ne ho uno, questo che praticamente è spacciato. No, questo che è spacciato. Perché. Vabbè, lo metto qua. Allora, mettiamo pressione. Ah no, chi era quello? Ma chi l'ha mai visto? Mettiamoli qua così almeno posso avere degli attacchi di opportunità. E ovviamente mai che li prendono gli attacchi d'opportunità. Mi sono solo fatto circondare come un fesso. Niente, è persa. Ho discrezione. Sì. Ah, però non posso attaccare, ma vaffanbrodo, è vero. E niente, abbiamo perso di brutto qua. No way to win.
5 contro 1 e mezzo. No, contro 1. No, tu attacca questo. Ma dai, per un HP. E l'altro mi ci muore là. Mancato. Preso. È rimasta Isabella. Contro 4 Taino. E 4 turni, niente, è morta. Perso. Tutti ammalati, ma non è possibile. E questo era un diversivo, ma vaffanbro, mi ha rubato tutto. Mi ha rubato tutto. Ventitré razioni, sette medicine. Ma come per non essere stato trattato? È successo nella notte. Ma vaffanbrodo. Non ci voleva sto discorso qua. Porca d'una miseria. Ci hanno brutalizzato. Io non ho neanche gente per curare tutti questi contemporaneamente. Ho quattro malati. Tu smettila di fare le ricerche, perché qua si è messi malissimo. Inutile che aumento il morale. Qui si sta gentaglia, perde morale a caso. Questo ha anche perso uno di morale. Ma perché hai perso morale adesso? Sei scemo? Un sacco di gente ha perso morale. Ma vaffanbro, adesso devo dare anche del cibo in più, perché hanno perso morale. Guarda che... che barba. Anche Ceverria ha perso morale. Mi avanzano due di carne, uno di carne, uno di carne. Ma che schifo. Non può fare niente. Migliorato, migliorato, si è rimesso. E però Travino ha perso, cioè peggiorato. Avrò forse anche dell'equipaggiamento rotto, non lo so. No. Allora è una grave fattura, però Velasquez è a posto e Ceverria può... Lui è bravo a fare la guardia. Grave! Grave mi chiederà quintali di medicine per pigliarsi. Caccia 24 perché mi sono malati tutti e due i tizi. Ok, due si sono rimessi completamente almeno. Però stiamo perdendo tante di quelle razioni. Allora, tu caccia a sto punto, tu caccia. Forse lui dovrei metterlo a fare l'erborista più che altro. No, vabbè, medicine le abbiamo, ci pensiamo poi quando l'altro sta meglio. Perché è più urgente la carne. 5 di carne, però Trevino è migliorato. Andiamo a aprire questa cassa.
E la miniera dov'è? Deve essere qua vicino, no? Sì. No, non dirmi che si ferma sulla strada. Non fermarti sulla strada, santa miseria. Qua ci arriva? Ok, andiamo là allora. Ok, allora, nessuno sta guadagnando morale, ovviamente. Razione, allora, tu dai due di carne e uno di carne. Questo sta un po' meglio, lieve, ma lieve frattura, aspetta, lo mettiamo a nulla e mettiamo che lo curo io me medesimo. E almeno lui può fare l'erboristeria e recuperiamo un po' di medicine, perché ne abbiamo perse parecchie, no? E siamo solo 111, quindi è meglio farne un po' di scorta. Spero che la caccia vada bene, perché abbiamo davvero pochissime scorte. Oh, Trevino si è rimesso, ottimo. 10 unità di carne, non è tantissimo, ma almeno perdiamo un po' meno risorse. Ci arriviamo in un giorno, sì. Dopo una lunga marcia attraverso... Ah sì, vabbè. Ah no, aspetta. Dopo una lunga marcia attraverso le montagne di Maguana, la tua avanguardia torna sui propri passi per avvertire che stai per raggiungere le miniere, che sembrano però abbandonate. Trovi un posto dove nascondere i carri e avanzi cautamente con le tue truppe verso le miniere. È vero che non si vede anima viva, ma da una baracca situata accanto alla miniera sale lentamente un filo di fumo. Smontate a cavallo e vi muovete lungo il fianco della miniera, tenendovi bassi e cercando di attutire il rumore del vostro equipaggiamento. All'interno della galleria ci sono 6 uomini armati che stanno perquisendo i cadaveri di alcuni soldati spagnoli. Uno degli uomini grida in direzione della baracca, chiamando il nome di Esteban. Abbassati dietro il riparo e guarda nella miniera. La porta della baracca si apre, rivelando Esteban. È a torso nudo, il suo torace ispido e muscoloso occupa quasi del tutto la porta, dalla quale riesce a malapena a far passare la testa, abbellita da una barba tanto grande e incredibile che non avresti mai potuto immaginare di vederne una simile. Avete finito? Sì, non hanno addosso nient'altro di valore. Esteban prende la sua spada dall'interno della baracca e raggiunge grugnendo i suoi uomini. Il loro luogotenente si è rifiutato di parlare, la sua tenacia gli fa onore. Andiamocene, dobbiamo raggiungere al più presto Jacomel e gli altri. Un altro... Lasciaci riposare, oggi abbiamo versato molto sangue. Un altro soldato del gruppo sputa e lancia un latrato rabbioso. Un sacco di sangue spagnolo, tutto per liberare un mucchio di schiavi negri. Gli altri uomini si zittiscono. Esteban si avvicina lentamente all'uomo che ha protestato e gli posa una mano sulla spalla. Attento, Chachu, stai ferendo i miei sentimenti. Non è facile rischiare la vita per un mucchio di miserabili schiavi, lo capisco. Ma Hispaniola deve essere libera. È nel nostro interesse quanto nel loro. Esteban fissa di nuovo l'uomo che aveva protestato, poi solleva la spada. Chachu guarda la spada con un po' di apprensione. Devi fidarti di me, Chachu. Ho bisogno di ognuno di voi. Non posso combattere da solo contro la corona. Esteban sfodera la spada. Chachu sospira vistosamente. A quel punto il gigante tira un pugno dritto in faccia a Chachu, buttandolo a terra. Immediatamente tutti gli altri iniziano a ridere di Chachu, mentre Esteban gli allunga la mano e lo aiuta a rialzarsi. Chachu si sta restringendo il naso, che sanguina copiosamente, ma sembra che stia ridacchiando. So che siete tutti stanchi, ma dobbiamo andarcene. Ora che Santo Domingo è rimasta isolata, dobbiamo darle il colpo di grazia. Ce l'affronta oppure prova di tattica? Proviamo la tattica a livello medio, ci proviamo. Dopo esserti riconsultato rapidamente con i tuoi uomini, vi piazzati in un'ottima posizione per tendere un'imboscata. I tuoi uomini scendono silenziosamente dal punto rialzato in cui eravate e riescono a prendere posizione subito prima che le truppe di Esteban sbuchino dall'angolo. Ok, allora, abbiamo delle attrezzature che possiamo... No, perché ne abbiamo persa, anzi, per quegli stupidi selvaggi. Battaglia. Allora, quanti sono? Sono davvero tanti. No, sono 6. 1, 2, 3.
8, 5, 6. Allora, chi c'è? Monica Hernandez, cacciatore. Chachu Citlalmina, trappoliere. Gallego. Angelica, cacciatore. E Nocehuatl, un guerriero. Allora, io questo lo metterei qua. Questo lo metterei qua. Ok, lui la va bene. No, Isabella va bene. Mettere anche questo qua. Sì, ci sta. Sono pronto, inizio io. Allora, io inizio sparando. Su chi? Chi è che può fare più dal più fastidio? Un guerriero o un cacciatore? Trappoliere, cacciatore, veterano questo è. Allora, c'è un veterano, c'è un recluta, uomo d'arme. Quello è il livello però. Questo cos'è? Uomo d'arma, veterano è più alto ancora questo. Uomo d'arme e sergente. Allora tirerei giù, è uguale in realtà. Qua fa 27-33, questo fa 29. Allora andiamo qua. 27-33 80%, lui ha 24-29 al 79, direi che andiamo su questo. Ottimo. Ah, bloccato. E con questi avanziamo di qua. Mentre con questi andiamo ad attaccare quest'uomo d'arme o Chachu. Mi sa che è più urgente tirare giù Chachu, quindi... E con questo... No, non ci arriva! Porca miseria. Beh, lo metto comunque qua, così abbiamo un tiro d'opportunità su Citlalmina. E vediamo cosa succede. Questi sono un po' esposti, quei due, eh. Aia! Sì, no, li ho rischiati troppo, eh. E l'altro si è allontanato. Aia, sono circondati. Ho fatto la cavolata del secolo. No, faccio avanzare prima questo. Riusciamo a tirare giù qualcuno? Almeno questo, Cribbio. Niente, vabbè, tu vai là. Tu vai qua su questo che sarà una schifezzuola, tra l'altro. Non è il... Ah no, è un uomo d'arme comunque, allora. Tu invece avanza qua, vediamo se riusciamo... Ah no, quello non era quello ferito. Chi era quello ferito? Questo? Però è copertura totale. Allora, andrei su questo, ma proverei il doppio. Vediamo se va bene. Uno è andato. Due è andato. Ottimo. Vediamo se riesco a fare il doppio anche con questo. No. Almeno uno. Sì. Ok, sono uno in meno, anche se io ne ho due messi molto male. Niente, uno messo molto male. Non ne ho più messi molto male, guardiamo il lato positivo. Sono in 5, noi siamo rimasti solo in 4, porca la miseriaccia ladra. Allora, andiamo su di lui che fa più danno. Allora,
spara lui, anche tu, allora avanza. Avanza qua e spara lui. Ok, Gallego è quasi andato. Direi che attacchiamoci Cicciolamina qua. Anche se ho rischio di essere circondato adesso. Si è preso un tiro d'opportunità. È la prima volta che mi capita, tipo. Aia! Il dolore, porca pupazza. Infatti sono circondato adesso, porca pupazza. Isabella, non mi morire, Isabella, che sennò qua siamo fregati. Allora, Gallego, ciao, è stato un piacere. Allora, non so, allora io proverei a tirare giù quella. Ho il doppio, proviamo il doppio. No! Ok, uno è andato, almeno quello. Proverei il doppio anche da qua. Ma dai! Ok, uno è andato. Farei lo stordisci su questo. È un uomo d'arme, questo è un veterano. Tiriamo giù il veterano. Ne ho due messi male, lui ne ha tre. In totale. Mancato? Ok. È ancora viva. Splendido, allora. Vai su di lei. Ok. Tu vai qua e tirala giù, per favore. Ottimo. Ora. Il fatto che perdo lei. A meno che non riesca a tirare giù lui, ma mi farebbe molto difficile crederlo. No, infatti, è bloccato. Avrei dovuto stordirlo con l'altro. No, ma sarebbe. Beh, l'avrei perso comunque. Adesso perdo anche il cacciatore. Infatti. Studiata male. Studiata molto male. Avevo un vantaggio tattico molto buono e l'abbiamo sprecato. Però adesso ce la facciamo. Ne ho due full vita. Proviamo il doppio tiro, proviamo il doppio tiro. Splendido! Perdo un equipaggiamento, porca miseria. Moderata, moderata, lieve, lieve. Vaffanbrodo! Orgogliosi e invinto morale. Ok. Le tue truppe battono Esteban e i suoi soldati uno ad uno. Quando è tutto finito, guardi verso Esteban e vedi che quel colosso dalla barba assurdamente lunga si sta rimettendo in piedi, incespicando. Prima che i tuoi uomini possano sparargli, riesce a mettersi a riparo dietro una grande roccia. Siete spacciato, Esteban. Deponete il vostro scudo e affrontate la morte con onore. Esteban grida come non aveva mai fatto prima. Dovrete fare molto di più per sconfiggermi, capitano. Verrà il giorno in cui Spagnola sarà libera dalla tirannia spagnola. Combattete bene, mi sono divertito. Ma la prossima volta sarò più preparato. Non siete ridicoli? Prima che tu riesca a finire la frase, Esteban si volta di scatto, batte con lo scudo due dei tuoi uomini e si butta oltre il fianco della montagna. Controlla se è sopravvissuto. Ti sporgi con prudenza oltre il bordo del precipizio per cercare il cadavere di Esteban, ma riesci solo a vedere la schiena del gigante scomparire dietro un gruppo di rocce. A quanto pare non solo è sopravvissuto, ma è anche riuscito a fuggire. Dopo aver ordinato ad alcuni uomini di rimanere a ispezionare i cadaveri e la baracca, ritorni alla carovana. Infine ritornano con alcuni manili di valore e un po' di equipaggiamento ancora utilizzabile, sottratto agli uomini di Esteban.
Uno di loro ti consegna tre borse piene di chiodi e quattro punte. Potrebbero tornarti utili in futuro. Cribbio, Esteban è scappato. Esteban è scappato. Abbiamo un po' di... abbiamo 340 di esperienza. Molto buono. Però c'è un sacco di gente che ha perso morale. Tantissima, non so per cosa. Mi fa vedere qua la roba prima. Ah, messaggi del giocatore. Ta 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 ta. Ah, me ne ha dati 200 per sta roba qua. Ah, i pacifici valorosi hanno perso morale. Pacifici perché li ho attaccati e valorosi perché ho fatto la trappola. Per quello che hanno perso così tanto morale. Però allora, non sono sicuro di chi voler far salire di livello. Vorrei far salire di livello qualcuno che magari ha un soldo, qualcuno che mi serve per combattere, più che qualcuno di utile all'esterno. Non so se Isabella, però Isabella il fatto è che la caccia, cioè la guardia mi serve fino a un certo punto. Io farei salire i cacciatori forse di livello, tipo Pintado. E metterli tutti in caccia. Allora, farei ah, oddio, qua cos'è? Uh, 10 punti di resistenza extra non fanno male, effettivamente. Passo lungo, punto in alto. Ah, questo non è male. Vista notturna, siccome ci sta per gli attacchi notturni, che ignora la penalità del... Ignora la penalità del... Sì, ignora la penalità della notte. Ah, sergente era ancora a livello più alto. Metterei ancora caccia allora. Ah, può arrivare fino al massimo 10? Allora forse abbiamo sbagliato. Cosa gli metto? Sviluppa o guardia? No, guardia mi avevano già tanti soldati. O sviluppa o pattuglia? Metterei pattuglia. Adesso per l'accampamento. Adesso abbiamo dell'equipaggiamento rotto. Buona cosa a sapere. Allora, Pintado 10 di caccia ed è una splendida cosa. Allora, lui lo facciamo. È moderata la lacerazione. Però farei curare i due lieve. Così magari guariscono del tutto stanotte. Il moderato però rischia di peggiorare. E speriamo che non peggiori. Allora, diamo uno di carne a tutti. Ottimo. Quelli curano poca caccia e poca guardia. Forse Federico Quintero potrei metterlo di guardia. No. L'equipaggiamento rotto ci pensiamo poi. E diciamo che ci potremmo anche accampare, no? E poi terminare così il giorno. Oddio. Ah, ok. Trevino recupera molto più in fretta. Ma come? Un peggioramento per non essere stato trattato? Vabbè. Si è rimesso, si è rimesso.
No, ha rubato 682 tesori. Vabbè. Niente, salviamo qua. Mazzetes 1. Ok, sovrascrivi, va bene. Io vi ringrazio per la visione, vi invito a lasciare un mi piace, un commento qua sotto e iscrivervi se per caso non l'aveste già fatto. Ci vediamo nel prossimo episodio di Expeditions Conquistador. Ciao a tutti e buona giornata.